Le memorie di quella notte ricordano un forte rombo d'aereo. La Val Chiusella è quel territorio che si affaccia sopra Ivrea e prende il suo nome dal torrente Chiusella che la attraversa. Valle affascinante, antica e misteriosa, custodisce gelosamente alcuni segreti, alcune misteriose scomparse, alcune storie ancora da raccontare. In questa vallata dimora il Monte Cavallaria, vetta che forma la base delle Alpi e dalla quale si può godere di un ampio panorama che va dal Canavese fino alla Valle d'Aosta. Testimone del tragico incidente aereo avvenuto la notte dell'11 settembre 1944. Il pomeriggio di quel lunedì 11 settembre, nella casa del fascio, ci si sta preparando per la serata danzante. È la vigilia del nome di Maria, la festa tanto attesa dagli abitanti del paese. È un'occasione per ricordarsi di essere ancora vivi, aprendo una parentesi di spensieratezza e serenità in quel bellicoso periodo storico che stavano vivendo. Nel 42 gli alpini di Stanza di Ivrea hanno fatto il precampo qui dietro a casa mia per partire andare sul fronte occidentale e c'era nella mia cantina mettevano le mezze bestie da macello e cioccolato e caffè, quella roba lì, e mi ero fatto amicizia con un cuoco che si chiamava Lama, che ho trovato all'8 settembre del 43 nell'armistizio che fuggiva dai tedeschi. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Qui all'8 settembre, quando c'era quel periodo lì che fuggivano gli alpini e e gli altri soldati che c'era qui in Ivrea, e quelli che non accettavano di andare con i tedeschi, fuggivano e scappavano tutti verso la serra dove c'erano i partigiani, no? E i tedeschi e i fascisti con le mitra mitragliavano tutti i grani dappertutto per vedere se c'erano dei fuggeschi dentro. La campagna d'Italia, condotta dagli alleati a partire da settembre 1943, aveva come obiettivo quello di portare aiuti ai partigiani, che dopo l'armistizio dell'8 settembre avevano trovato rifugio sulle Alpi. Erano partiti dal Nord Africa per risalire lo stivale appenninico e raggiungere il nord dell'Italia, utilizzando gli aeroporti del sud come basi organizzative e di rifornimento. Quello stesso pomeriggio, all'aeroporto di Campo Casale di Brindisi, erano pronti tre quadrimotori Halifax del 148° Squadron della Royal Air Force, che su ordine diretto di Churchill, nel gennaio del 1944, si trasferì a Brindisi, dove fece volare centinaia di tonnellate di rifornimenti e sganciò molti agenti alleati per sostenere i movimenti di resistenza nell'Europa orientale e nei paesi balcanici. La guerra, promotrice di odio e di morte, dà anche l'opportunità di instaurare legami di amicizia e fratellanza, come fu per i giovani agenti cecoslovacchi Rudolf Harubek e Rudolf Ksak, che quel pomeriggio vennero reclutati per due diverse destinazioni.
Il primo era pronto a decollare alle 19.30 sull'Halifax BB412 per giungere in Piemonte, mentre il secondo sull'Halifax JP245 con destinazione Liguria e partenza alle 20.08. L'ultimo velivolo, invece, JP223, diretto in Ungheria, sarebbe partito alle 22.20. Le loro missioni avevano il nome di codice Silica. I tre velivoli avrebbero dovuto giungere a destinazione entro le ore 24. Il 15 marzo del 1939 fu un giorno terribile per la storia della Cecoslovacchia. Adolf Hitler ebbe il desiderio di conquistarla quando le truppe tedesche marciarono su Praga e si impadronirono della Boemia e della Moravia. Xax e Arubek, l'8 giugno del 39, lasciarono il protettorato in direzione della Polonia, prendendo così la netta decisione di opporsi al nuovo regime nazista. Nel 1942, insieme ad un gruppo di militari paracadutisti, pianificarono l'operazione Anthropoid, missione militare che aveva come finalità l'uccisione del generale delle SS Reinhard Heydrich, il macellaio di Praga, l'appellativo che gli venne dato per il regime di terrore e repressione che riuscì ad instaurare nel paese. Heydrich morì per setticemia in ospedale alcuni giorni dopo. L'operazione Anthropoid fu l'unico attentato contro i gerarchi nazisti che ebbe esito positivo. Xax e Arubek furono i due agenti scampati alla vendetta nazista. Le loro famiglie però furono drammaticamente sterminate. Trascorsero il pomeriggio di quell'11 settembre a Brindisi, ignari che sarebbe stato il loro ultimo incontro. È ormai sera e i tre velivoli si preparano al decollo. Il primo a partire fu proprio l'Halifax BB412. A bordo vi erano i capitani Charles Whitaker, Rudolf Arubek, il sergente Bushlav Nocher e i cadetti Guido Alessandro Voglino e Rodolfo Marchiori. Come pilota Jay O'Brien della Royal Canadian Air Force e ad altri 7 membri dell'equipaggio: Richard Cromwell, Joseph Parkinson, Bruce Ellison, James Ireland, Douglas Heaves, Ronald McKean ed Albert Van der Hart. I 13 uomini erano pronti a fornire aiuti alle brigate Giustizia e Libertà, le formazioni partigiane più numerose dopo le brigate Garibaldi, a guida comunista che avevano stabilito la loro base nella valle di Champrochet. Conoscevo il distaccamento che è andato là. Era il mio. Io non sono andato, sono fermato in un altro distaccamento. A Brosso è quasi mezzanotte, il paese è avvolto nel buio. Nella sala del fascio ci si appresta a fare gli ultimi balli prima di tornare a casa. Rumore di aereo in avvicinamento rompe il silenzio che avvolge il paese. Si sentì l'aereo, ancora lontano e invisibile, entrare nel corridoio Valle da Sud. Avevo 8 anni quando ho visto questo incidente aereo. Quando guardavo fuori, i condomini non c'erano, vedevo la collina di San Martino e sopra vedevo i lampi su Torino, c'erano i bombardamenti notturni, c'erano i razzi che salivano e mi divertivo a guardare quello. Durante il coprifuoco uscivo fuori di nascosto e mi divertivo a guardare. E quella sera lì è successo questo fatto, che sto aereo è venuto a bassissima quota con un rumore assordante, penso che cercasse di accelerare perché si sentiva sempre più forte. E poi un enorme boato sulla cavallaria, a metà altezza dalla mia vista dal monte Bosio alla punta della cavallaria.
in direzione più o meno di Brossovico, da quelle parti lì, di qua si vedeva così. Un improvviso aumento della velocità del motore, sulla sua traiettoria invisibile, passò sopra una casa colonica e pochi metri dal tetto. Quello, c'era una cascina lì sotto, e quello lì mi ha detto quasi mi uccidono. Gli è passato sopra e poi è caduto. E poi un'enorme esplosione e un bagliore crescente che illuminava la cima della montagna. È caduto in prossimità, o 300-350 metri, da questa località che si chiama Nalbus. Mio papà racconta che nella notte, dalle 11:30 fino all'alba, è stato giorno. Loro dormivano sotto il tetto, quindi avevano le lose e il bagliore del bruciare e degli spari, tutto il resto, ha fatto sì che comunque fosse giorno tutta la notte. Quel rumore aveva preoccupato molto le persone che vivevano nei comuni limitrofi. La guerra, con i bombardamenti e le imboscate nazifasciste, era diventata il quotidiano per quelle famiglie che vivevano ancora di pascoli e agricoltura. In paese, la paura più grande era rivolta ai propri cari, che dimoravano negli alpeggi, sulle cime delle montagne. Il grande bombardiere si era schiantato in località Le Colme, a circa 1600 metri di quota. Morirono tutti nell'aereo che si schiantò sulla Cavallaria. Un incidente, una fatalità mai chiarita del tutto. Lo scenario che si presentava agli occhi dei soccorritori era raccapricciante. Pezzi di velivoli sparsi ovunque, proiettili che esplodevano, odore di carburante, fumo e carni bruciate. Armi, bombe, proiettili, vestiario, teli, cibo in scatola, sparso per oltre centinaia di metri. Coloro che erano giunti sul posto per primi iniziarono a prendere tutto ciò di cui avevano bisogno. Più tardi, quasi all'alba, il primo gruppo di partigiani arrivò sul luogo del disastro. Alcuni all'epoca avevano portato via dei pezzi di rottami o per fare degli abbeveratoi o comunque per fare delle lamiere per togliere le gronde oppure i buchi del tetto, questo sì. 7-8 partigiani che sono andati a seppellire. Ce n'erano diversi morti, c'era diversa gente. Adesso io il numero non so, ma c'erano diverse persone morte su quell'aereo. Il loro compito era quello di capire che cosa fosse accaduto, di recuperare il materiale che doveva essere lanciato e di pensare agli sfortunati aviatori. Quando sono arrivati su all'epoca, alle 11:30, la zona era già circondata comunque dai partigiani ed era già comunque un pochettino, non potevano più di tanto avvicinarsi, e quindi comunque mio papà all'epoca giovane, abbastanza scaltro, e poi quando sei con quell'età lì sei anche un po' curioso di quello che succedeva. Mio papà si ricorda benissimo di questo signore biondo che gli mancava un arto e dei suoi capelli biondi e degli occhi chiari. Lui mi diceva che aveva gli occhi celesti. Venne recuperata qualche arma e del vestiario, ma la maggior parte del materiale fu distrutto o venne depredato nelle ore precedenti. Quando arrivarono i partigiani, recuperarono i cadaveri. Anche loro non furono risparmiati dal saccheggio dei civili. La fame e gli stenti a cui erano sottoposti quegli uomini non lasciava spazio a pietà e sentimentalismi. Non si perse tempo e si diede immediatamente sepoltura ai cadaveri sul luogo del disastro. I corpi vennero adagiati tra due lamiere, coperti con poca terra disponibile e qualche pietra. Come croce utilizzarono due pezzi di alluminio della fusoliera. Ma c'era un interrogativo che aleggiava. Dove erano finiti i soldi? Alcune banconote erano state trovate bruciacchiate. Si diede inizio alle indagini. Si cercava di sapere di più. Molte furono le persone interrogate, soprattutto quelle degli alpeggi, in prossimità del luogo del disastro.
Per alcuni di loro quei soldi significavano cambiare vita o pagare la scarcerazione di civili ingiustamente arrestati. Scomparve anche il materiale che doveva essere paracadutato. Io quello che ho preso un pezzo di nylon dell'aereo, un bello bianco, non so se ce l'ho ancora, io l'ho portata a mia madre, ho preso quello lì da quell'aereo io e ho preso tutte le armi, una mitraglietta e 5-6 Sten. Siamo venuti qua dal fabbro, le abbiamo aggiustate, perché erano un po' sordi, ma è tutto di ferro, roba lì. Tutti conoscevano il fabbro del paese e della sua abilità nella lavorazione del ferro. Quella notte, in breve tempo, riuscì a raddrizzare le armi danneggiate. I quattro grandi motori furono fatti rotolare lungo le pendici della montagna per raggiungere la strada più vicina, essere caricati su dei carri e infine trasportati fino a Tavagnasco. Fu costruita addirittura una teleferica per portare a valle altri pezzi. La zona divenne un gran magazzino, una ferramenta a cielo aperto, dalla quale attingere tutto ciò che si poteva prendere in una logica del tutto serve o potrà servire. Il lungo inverno del 1944 bloccò l'attività, la neve ricoprì tutta la zona e solo in tarda primavera si tornò sul posto a recuperare ciò che restava. Il Monte Cavallaria è anche il luogo dove sono cresciuti mio padre, Luciano Ughetti, classe 1943, e i suoi fratelli e sorelle. Vi sono ancora le cascine di uno dei fratelli, Guido, classe 1933, che ora continua a utilizzare il figlio Pierangelo per l'alpeggio. Queste si trovano a una mezz'ora circa di cammino dal luogo dello schianto. Da ragazzino ho potuto aver modo di precarmi di persona sul luogo della sciagura, accompagnato ovviamente per la prima volta da mio padre, poi andavo da solo. Sul posto ho imparato a riconoscere, a distinguere i proiettili, i frammenti, i cocci dell'aereo dal terreno. Fu per me un'emozione e una lezione di vita direttamente sul campo di battaglia. E forse per quello che a distanza di oltre 30 anni coltivo ancora la passione per questo periodo bellico con letture, ricerche e collezionismo. Quella sciagura non fu mai dimenticata. Vogliamo pensare che la morte di quei giovani ragazzi che combatterono per la libertà non sia stata vana. Ognuno di loro custodisce una storia attraverso il ricordo e le testimonianze di amici e parenti. Ciò che resta dei loro corpi riposa nel cimitero militare del Commonwealth di Trenno. Si racconta che nel 46, che poi a tutt'oggi c'è ancora una persona che vive a Brosso e che comunque è stato su con il prete a scortare questi poveri resti che sono stati portati giù a Brosso sul dorso di muli. Sono stati portati fino al ponte dell'Assa e che lì sono stati presi in custodia dai mezzi militari ed era estate, mi sembra, da quello che mi dice questo signore, il mese di agosto. Un chip eretto nel 2014 ricorda il tragico evento del 1944, grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Arma Aeronautica, sezione di Ivrea e del Canavese. Thank you.
Oggi il Monte Cavallaria è un sito rinomato per il parapendio ed il deltaplano. Un interessante collegamento al volo tra passato e presente.